Eccoci arrivati nel profondo cuore dell'Himalaya. Gli alberi sono coperti di neve, tutto sembra pacifico e silenzioso, ma nel corso della notte potrebbe apparire un branco di lupi affamati e di orsi, per cui dobbiamo essere attenti e continuamente in guardia. Ma c'è una cosa ancora peggiore della bufera che può sorprenderci. Potremmo essere tutti congelati in pochi secondi e completamente sommersi dalla neve. Dobbiamo proteggerci ed essere sicuri di sopravvivere. Adesso ci dirigeremo verso un villaggio segreto. La nostra missione è di catturare i bambini Newton. Il dottor Zero questa volta non vuole sbagliare e quindi noi non dobbiamo fallire. Concluderemo la nostra missione in tempo record. Avete capito? Dovete farmi qualche domanda, tonti? Dove credi di andare, Leprotto? Se non ci sono domande, avviamoci! Io vorrei sapere che cos'è esattamente un bambino Newton. Beh, non sono delle persone, ma hanno un potere magico e appaiono come persone. Cosa? Ai Newton che cerchiamo noi non dispiace il freddo. E il dottor Zero dice che sono degli ottimi guerrieri. Ma Gorko, tu li hai mai visti con i tuoi occhi? E perché è così importante per noi catturarli? Non lo so. Non ho mai fatto tante domande sui suoi ordini perché ci tengo alla vita. E ora andiamo al villaggio Newton. Che cosa è successo? Beh, ho visto una cosa molto strana, Gorko. Che cosa? Oh, beh, era un occhio, un orrendo occhio giallo e luccicante che mi fissava. Io non ho visto niente, stupido fifone. Presto, muoviamoci, riprendiamo la marcia! Oh! La mia pallottola ha colpito il leprotto, ma chi è che può aver fatto una cosa simile? Ehi, ma che sta succedendo? Oh no! Che significa? Attenti! Chi siete? Non ci sono più! Sono dei fantasmi, avanti, ditelo, chi siete? Insomma, volete dirmi chi siete? Cosa volete? Parlate! Parlate! Che cosa volete da noi? Io ho sentito parlare poco fa di noi. Che cosa intendevi dire sul nostro conto? Noi abbiamo sentito tutto. Allora voi siete... Esatto, siamo i famosi Newton dell'Himalaya. Diteci, perché siete venuti fino qua giù? Non c'è niente qui che interessi degli esseri umani normali. Che cosa volete da noi? Rispondete. Ma sì, lasciamoli perdere. Non abbiamo bisogno di risposte, tutto sommato. Facciamoli fuori. Ha ragione, facciamoli fuori tutti. Facciamo quel che abbiamo visto fare alle Leprotto. Il dottor Zero mi ha detto che i Newton sono tutti bambini. Riuscirò ad imbrogliarli molto facilmente. Vi prego, aspettate un momento. Ammetto di essermi sbagliato. Dovete perdonarmi. Per favore, ascoltatemi, miei amici ed io. Stiamo cercando i bambini più forti e intelligenti del mondo. Ecco perché siamo venuti tutti qui. Perché avevamo sentito parlare di voi. Le storie che si raccontano su di voi vi hanno fatto notare dei capi di tutto il mondo per i vostri straordinari poteri. Ecco perché siamo qui. Certo che siete un magnifico gruppo di bambini simpaticissimi. Ma mi state dicendo la verità quando affermate di essere i Newton, eh? Certo che lo siamo. Posso fidarmi? Certo che puoi, eh.
Bene, allora perché non mi fornite almeno una prova? Va bene, guardami attentamente. Opla! Allora, ti è piaciuta questa mia piccola dimostrazione? Sì, ma non ti credo ancora! Allora, guarda un po' questo! Ci credi che siamo i Newton adesso? Non ne sono ancora convinto! Ora guarda me! Sembrate molto forti. Sei rimasto soddisfatto ora? Ma sì, adesso lo sono. Adesso credo davvero che voi siate i Newton. Perché siete venuti qui? In verità siamo venuti qui per fare un gioco che ci sembra alquanto interessante. Come? Un gioco, hai detto? Non posso spiegarvelo io, soltanto il mio splendido capo sa tutto su questo gioco. A voi interesserebbe giocare con lui? Vi darà tutto quello che i vostri piccoli cuori desiderano? Che ne dite? Che cosa ci darà il tuo capo? Dei soldi, per esempio. Potreste comprarvi tutto quello che vi piace. Soldi? No, noi non vogliamo roba del genere. Ma ci darete del sale? Del sale? Vuoi dire del comunissimo sale? Ne abbiamo bisogno. Ce ne dovrete dare tanto. Ho capito, il sale qui è molto raro, ma non vi preoccupate, noi ne abbiamo abbastanza e potrete averne quanto ne volete. Ehi! Signore, abbiamo deciso. Bene, allora avete accettato la mia offerta. No, abbiamo deciso di eliminarvi tutti. Gorko, come pensi di poter imbrogliare questi piccoli Newton? Imbrogliare? Io non voglio imbrogliare nessuno. Tu chi sei? Da dove vieni? Cosa vuoi da me? Avanti, dimmelo. Non tremare. Le nevi sono il mio regno da lungo tempo ormai. Che c'è, Gorko? Che c'è? Non avrai certo paura di me, vero, Gorko? No, perché sei apparsa? Perché voglio delle cose da te e dal tuo capo, il dottor Zero. Il dottor Zero non è il mio capo? Non mentire, lo so, il tuo capo è il dottor Zero. Cosa ti possiamo dare? Voglio il sale di cui ti ho sentito parlare prima. Ho insegnato molte cose a questi bambini e vedi, sarebbero capaci di fare qualsiasi cosa io volessi. Se lavoriamo insieme ci possiamo aiutare. Non pensi sia un affare vantaggioso per tutti e due? Che dici? Stai parlando sul serio? Certo, ma tu dovrai mantenere i patti. Bene, se la tengo dalla mia parte potrò portare i bambini al dottor Zero. Ecco, farò proprio così. Potrai avere il tuo sale quanto e come vorrai, te lo prometto. E in seguito dovrai rifornirmi anche di parecchi diamanti, capito? Diamanti? Io amo molto il luccichio dei diamanti, credi di potermene procurare? Potrai avere tutti i diamanti che vuoi, ma prima devi conoscere il mio capo. Va bene, mi sembra una giusta condizione. Vieni subito con me. Adesso? Certo, così ti potrà spiegare i giochi per i bambini, cari. D'accordo, incontrerò l'uomo chiamato Dottor Zero, ma ricordati, se mi inganni tu morirai, Gorko. Non ti preoccupare. Il mondo è mio! Allora, che razza di gioco è questo? Questo gioco non è molto facile da giocare. Non è facile? Ma che dici? I bambini Newton possono fare qualsiasi cosa al mondo. Niente è difficile per loro. Questa stupida donna non sospetta niente e io ho bisogno di gente che sopporti il freddo più intenso. Dovranno lavorare per me, per la mia stazione spaziale. Vorrei saperne di più su questo gioco. Ho l'impressione che tu stia cercando di ingannarci, vero, dottore? No, non è vero. Ma ti spiegherò le regole più tardi. Ma no! Ripensandoci, forse è meglio che te le dica subito. E allora dici esattamente cosa dobbiamo fare per te, dottor Zero. Che cosa dovete fare? Ascoltatemi attentamente.
C'è una città circa 6 miglia da qui che ha un famoso museo dove sono conservati preziosi oggetti d'arte. Fra questi tesori c'è un quadro detto Uomo con barba. È stato dipinto da un grande artista di nome March e mi è stato detto che vale una piccola fortuna e anche che è molto difficile da prendere, quasi impossibile. Quando alla sera il museo chiude, la sala dove si trova il dipinto viene automaticamente congelata ed è protetta da un'onda congelante. Quindi qualsiasi essere che volesse entrare nella sala verrebbe anch'esso congelato all'istante. Ora avete capito perché ho bisogno del vostro aiuto. Il quadro te lo possono portare facilmente, caro dottor Zero, ma vorrei partecipare anch'io a questo gioco, visto che anche a me interessa il tuo risultato. E voglio ciò che ti ho chiesto, hai capito, dottor Zero? Mi sono spiegata bene? Mio caro e buon papà, che cosa ti sarà successo? Siamo caduti tutti e due in mare e poi non t'ho più visto. Papà! Papà, aiutami! Papà! Maria! Aiutami! Papà! Maria! Papà! Eccomi! Vieni! Maria! Papà! Aggrappati alla mia mano! Non t'ho più vista da quella volta, ma io credo che tu sia ancora vivo. Signorina? Che c'è? Mi dispiace, è l'ora di chiusura del museo. Oh, mi scusi tanto, ma questo quadro è così bello. Ah, sta parlando di questo. È l'unico quadro esistente dipinto da un pittore chiamato March. E mi hanno detto che vale anche parecchi soldi. Ah, è così bello. Sì, è vero, è veramente bello. Ci vorrebbero molti denari per acquistarlo. Oh, sì, certo, signorina. Questo quadro rappresenta un vero e proprio tesoro. Lo credo. March, è ora di chiudere! Che fai impalato lì? Sbrigati a far uscire la signorina, potrebbe rimanere lesionata dal sistema di congelamento! Se le succede qualcosa, tu sei il responsabile! Sì, e subito, signor Alexander. Oh, sei impossibile, Morris! Da questo momento hai finito di lavorare per noi, chiudi tutto e vattene via! Sì, signor Alexander. E sbrigati almeno l'ultima volta! Sì, signor Alexander. Ma chi è questo signor Alexander? Signor Alexander è il direttore del museo, è il mio principale, io dipendo da lui. A dire la verità sono stato licenziato già da questa mattina. Non potrò più vedere questo quadro. Ah, come vorrei continuare a lavorare per il museo. Ma torni domani, signorina. Oh! Il museo sta chiudendo. Riaprirà soltanto domani, signora. A me non interessa. Devo vedere subito un famoso dipinto. La prego, mi ascolti. Non può entrare nella sala. Fatti più in là. Obbedisci. È un ordine, capito? Presto! Momento, ragazzi, il freddo non vi darà fastidio. Entrate e rubate il quadro, presto, fate come vi dico. Sarà un gioco da bambini, presto! Puoi contare su di noi. Fermi, fermi. Ma dove credi di andare? La prego, signora, non rubi quel quadro. Sì, deve fermarli, signora. Mi dia retta, mi ascolti. Fermarmi? Ma voi siete pazzi! Io sono la donna delle nevi! Chiudete il becco! Voi mi avete visto, ma non dovrete mai parlare di me! Io ho un grande potere che voi mortali neanche potete immaginare! Presto, signorina! Scappiamo da questa parte! Oh, oh, oh. Tornate indietro voi due, tornate nella sala a congelare. Sarete congelati per il resto dell'eternità. Oh no,
cosa possiamo fare? Chissà se Fantaman può venirci in aiuto. Fantaman! Fantaman! Che cosa ci fa questo pipistrellaccio qui? Come osa scherzare con me? Ti devo per forza mostrare il mio terribile potere magico! Dove sei? Vieni fuori in modo che ti possa vedere. Continui a nasconderti. Dove sei? Dimmi dove ti nascondi. Vieni fuori, vieni fuori. Non ho mai visto una cosa simile. Tu chi sei? Non lo conosci, è Fantaman, il guerriero della giustizia. Con lui il bene trionfa sempre. E perché non si impiccia degli affari suoi? Ma guardi, dottor Zero, quel rompiscatole di Fantaman è di nuovo sulla scena! Adesso vedremo quanto è forte la donna delle nevi! Il mondo è mio! Pronto, datemi la polizia, presto, è urgentissimo! Fantaman! Sì, mi sembra di aver già sentito questo strano nome da qualche altra parte! Fantaman! Il mio nome è Donna delle Nevi e vengo dalle Nevi Eterne. Vai fuori dai piedi, Fantaman, o ti distruggo, hai capito? Vuoi combattere? E va bene, avrai quello che ti meriti! Venite fuori tutti, lasciate perdere il quadro ora! Occupatevi di questo strano essere, distruggetelo a tutti i costi! Non preoccuparti, non può vincere contro la nostra grande forza e il nostro potere! Che c'è di tanto divertente? Perché ridi, orrendo e brutto mostriciattolo? Andate via! Ragazzi, avete sentito che cosa ci ha detto? Non ti preoccupare, adesso gli facciamo vedere noi di che cosa siamo capaci. Siamo pronti, facciamolo saltare in aria con il nostro grande potere. Oh, la mia testa mi fa male. Ai. Stai burlando di noi. Forza ragazzi, torniamo alla carica. Avanti, a tutta forza. Oh, oddio. Oh. Accidenti, sei proprio forte, Fantaman. Chi ti credi di essere, Fantaman? Come puoi fare del male a questi indifesi, Newton? E va bene, adesso tocca a me. Credi di essere un duro? Prendi questo! Sembra che questa volta sia io a vincere. Non puoi più combattere senza questo, vero Fantaman? E dimmi adesso, come farai a vincere? Come potrai far valere la tua forza? Oh no, è sparita la donna delle nevi. Dove sei, donna delle nevi? Che le hanno fatto? Riportatecela subito. Noi non possiamo restare senza di lei, capito? Tornate sull'Himalaya. Dovete partire subito. Perché? Non si deve fare del male. Tornate alla pace del vostro paese. Tornate lassù. Ci pensiamo noi a sistemare i tipi come te. Sei il solito ficcanaso, Fantaman! Ero quasi riuscito nel mio intento, hai rovinato ancora una volta i miei piani! Miserabile scheletro! Ti farò fuori! Una volta o l'altra dovremo pur riuscire a distruggere questo Fantaman! E allora la mia ira sarà implacabile!
stai? Terry, sei tu? Sì, ti senti bene? Sì, sto bene, ma non capisco come hai fatto a sapere che ero qui, Terry. Come sei riuscito a scoprirlo? È semplice, Maria. Sono giorni che stiamo seguendo Gorko. Non l'abbiamo perso di vista un istante. E attraverso lui siamo arrivati fino a te. C'è Zero dietro questa storia? Sì, Maria. Il dottor Zero ha cercato di usare i bambini Newton per conquistare il mondo, ma non c'è riuscito. È stata una prova. Hanno verificato se avevano veramente un grande potere o no. Adesso capisco. Durante la lotta la donna delle nevi è morta. Ecco perché Phantoman ha detto ai ragazzi di tornarsene a casa. È vero, non si deve fare del male nella vita. Beh, ormai credo sia ora anche per me di tornarmene a casa. Oh, direttore. Sì, sto andando. Morris, mi dispiace profondamente di averti licenziato. Sei stato coraggioso, hai protetto il museo e io vorrei che tu continuassi a lavorare qui per il resto dei tuoi anni, sempre che tu lo desideri. Se lo desidero, certo, signore. Ciao, Phantoman, torna presto!